Mattino 2 gradi, alle 2 22 gradi, esatto. Non c'è più, guarda, il Covid ha stravolto tutto, tutto, anche il tempo, faremo Natale in costume da bagno, ma a casa da soli, magari, perché Natale magari. Senza i tuoi, Pasqua pure, esatto. Caro Luca, 9000 giri, caro Frank, Luca, oggi so già che mi fai godere di brutto come fai a godere quelli a casa, sì, perché andiamo. Parliamo di? E qua parliamo di scarichi, artigianali. Artigianali. L'artigiano che non è l'artigiano in fiera è un artigiano un po' particolare. Allora, abbiamo fatto vedere tante volte anche nella puntata precedente di discorso scarichi. Noi di solito, questo lo diciamo in maniera molto frequente, di solito utilizziamo scarichi già fatti, nel senso già fatti, comprati da ditte che producono scarichi specifici per i vari modelli e che siano prevalentemente omologati. Questo nella stragrande maggioranza dei casi, ad eccezione delle anomalie, cioè dove ci troviamo o con richieste specifiche da parte del cliente o perché proprio nessuna casa produce uno scarico specifico per quella macchina, gioco forza, o te la tieni così o fai l'artigianale. Il concetto è molto semplice. Allora, partiamo da questa, che è una macchina molto particolare, elegante, è un Range Rover Sport. Questa in maniera particolare è un V8 Supercharged, quindi una macchina che ha quasi 520 cavalli, che è una roba mostruosa, coppia pazzesca, e il cliente ci ha chiesto un lavoro solo ed esclusivamente centrato sui terminali. Voleva avere un pochino di voce, però sempre non in maniera eccessiva, perché al di là del... Non arrogante. Quest'altra invece è un caso analogo ma diverso. Questa è un Audi 3000 TFSI, dove il cliente ce l'aveva già portata con la bandella modificata. Questa non è la bandella che esce di serie con questa macchina, e ci ha chiesto di costruire proprio uno scarico che stesse dentro nelle asole. Quindi qua tu lo vai a cercare quanto vuoi, ma una ditta che ti fa un prodotto specifico per quella bandella lì sulla base di questa macchina non lo trovi. Quindi anche in questo caso ci siamo dovuti armare di santa pazienza e, artigianalmente, costruendolo pezzo per pezzo, abbiamo appunto fatto un lavoro appunto handmade, diciamo così. Ok, tra l'altro tu non ti ricordi, ma io sono stato tuo cliente anche con la Mini. Con la Cooper S. Mi ricordo perfettamente. Lì avevamo un po' esagerato. Beh, no, ma perché avevi dato retta a me, io non ho ascoltato te. Voglio casino, dopo due settimane impazzivo. Guarda, è lo stesso, allora, questo qui... Però era un godimento. Quando sono andato via ho fatto Fino a Ligure con il sorriso. No. Allora, ti faccio proprio il caso calzante. Questa qui l'abbiamo appena terminata, e qui abbiamo fatto solo la Range,
solo i terminali, quindi sapevamo che più di tanto non andavamo a sbordare. Questo invece, Claudio, il cliente è venuto dalla settimana scorsa e noi l'abbiamo ripreso in carico adesso, perché settimana scorsa ci viene questo cliente, guarda, ci ha spiegato il lavoro, voglio avere lo scarico dentro nelle asole con la dimensione dei tubi, abbiamo concordato tutto, mi raccomando che faccio un casino della Madonna. Io gli ho cercato di spiegare, mi sono quasi messa e dico guarda che come casino della Madonna. Il nome, solo il nome. Il nome? Non te lo ricordi il nome. Mi sembra Marco. Vabbè, Marco, okay, sono come te, come Marco. Esatto. Ci sono già passato. Esatto. Il problema è che cos'è? Che dico guarda che facendo questa cosa qui, dopo è un po' un discorso della coperta, va bene il rumore, però attenzione che magari va in risonanza, magari perde i bassi e tutto quanto. No. Benissimo. Allora, fagli il terminale e in più togli e linearizza il centrale, cioè abbiamo tolto anche il centrale, praticamente scarico libero. Un 3000 di questo genere, ti puoi immaginare, rumore pazzesco. Il problema è che cos'è? Che dopo una settimana mi chiama il cliente e fa guarda, mi rimbomba in macchina e in più aveva perso quasi 40 km di velocità, perché come spiego tutte le volte, attenzione a fare questi discorsi qua, perché bisogna farli con la testa. Se tu vai a decomprimere troppo la linea di scarico, la macchina poi non va più, cioè non riesce più a andare in coppia in maniera ottimale. Quindi riportata, rimesso a posto la parte centrale, adesso abbiamo provato la macchina così è perfetta ed è perfetta come io gli avevo suggerito all'inizio. Certo. Cioè, prima risparmiarsi il fastidio di dover tornare. Il fastidio di dover tornare, ma capita, il discorso è artigianale, tante volte io dico non è che viene buona, non perché in questo caso abbiamo sbagliato noi, a volte sbagliamo anche per l'amor di Dio, però in questo caso era proprio un errore di concetto del cliente che voleva un qualche cosa che io sapevo già che non andava bene, per cui no, cosa fai? Non glielo fai, glielo fai, esatto, vediamo se gli va bene. E alla fine, secondo me, stasera quando ritirerà la macchina non potrà altro che essere soddisfatto, perché gli abbiamo dato comunque sempre il suo sound, un pochino meno di prima, un pochino meno arrogante, non va più in risonanza e a questo punto la coppia l'abbiamo ripristinata, non perde più prestazioni. Okay. Allora partiamo dall'8 cilindri. Partiamo da 8 cilindri. Sono curioso di vedere la regina, esatto. Anzi, di sentire la regina come canta. Questa qui è tosta, eh. Questa è tosta. Sì, ma anche quella mi sa. No, anche questa sì. Adesso è fredda. Sì, ma... Grazie Mirko. Questo gorgoglio che c'è più o meno, che si genera più o meno lì, un 3 è un godimento. E tieni conto che, allora, questa roba qui non è che gli abbiamo linearizzato, comunque ha sempre due silenziatori, quindi adesso anche lì purtroppo, sai che adesso se le puntate è difficile, se io te l'avessi fatta sentire all'inizio, nonostante che sia una macchina, un V8, 500 e passa cavalli, tu l'accendevi appena, cioè perdevi il gusto. Però, capito? Scusami. Ma quel signore che si è appena seduto nell'Audi, quando arriva, ma fagli fare un video col cellulare invece di guardare sempre YouPorn, perché lui è fisso su YouPorn, io adesso, lo vedo quando adesso arrivo qua. Adesso ho capito cosa fa, è fisso quando su mi YouPorn. Si imbosca su... Ma fagli fare un videino quando arriva così... Adesso facciamo una bella cosa, adesso scarico il tuo, quando costruirai il filmato, scarico quello, glielo faccio sentire e sono già a posto. Esatto. Adesso sentiamo questa qui. Allora, questa al minimo. Questa secondo me è perfetta. Grazie Mirko. Questa secondo me, cioè, anche il range è venuto fuori un bel lavoro, però è più pieno perché è una coppia diversa. Ma questa qui è, secondo me è il lavoro perfetto, nel senso che al minimo hai sentito non è così, come dire, fracassone, anzi direi che è molto sportivo, lo senti, però ci sta. Nel momento in cui dai due sgasate senti proprio quel rumore metallico, non so se hai presente le M3 sì, è vero. Le M3 E36 E46, poi dopo si è perso nella notte dei tempi, quello era un suono tipico metallico, proprio che andava, sembrava una lastra di metallo che andava in risonanza e ce l'aveva solo quella macchina lì. Ed è molto difficile ricrearlo quel suono, perché tanti mi dicono io vorrei avere il suono, dico sì ragazzi, cioè, poi cosa ti, cioè, non è che io posso mettermi lì, anche facendo l'artigianale,
ti posso creare il suono che vuoi. Cioè il suono è determinato dal tipo di motore, dal tipo di compressione, dalla lunghezza della linea di scarico e ovviamente da quello che puoi fare. Però le nostre, come dire, capacità, cioè le nostre variabili sono poche. Cioè non è che puoi dire, tu puoi mettere il silenziatore più o meno grosso, cambiare leggermente il diametro dei tubi, però poi la conformazione della linea di scarico è quella, puoi variarla leggermente. Quindi non è impossibile che uno dica io voglio avere su una macchina X quel rumore lì. Cioè, hai 500 cavalli, hai quella macchina, sennò quel rumore lì ce l'ha solo questa macchina qua. Chiaro. Poi forse con un sound booster magari hai qualcosa di simile, però. Col sound booster lo vai a ricreare, infatti il sound booster ha dentro, per assurdo, abbiamo fatto una, adesso lo sta montando Mirko su una serie 4, puoi avere dei sound che, in quel caso puoi avere dei sound che siano riconducibili a determinate macchine. Nel sound booster con le ultime release che hanno fatto, c'è dentro proprio il sound dell'M3. Vedi che sì, 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 c'è proprio il sound dell'M3, infatti sui clienti BMW, macchine un po' sportive, gli carichiamo già di default quel tipo di sound lì. Scusa, ti faccio una domanda, ma chi avesse montato il sound, scusa se sì, no, un certo, dal discorso certo, artigianale che certo, è il focus di questa puntata, certo. Ma qualche cliente che ha montato il sound booster magari un anno fa, può adattarlo? Si possono scaricare i nuovi sound o no? Sì, 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 si possono scaricare i nuovi sound perché c'è sempre un'evoluzione a livello di software, cioè la base è quella e il cliente si collega sempre via app a una diciamo un'app dedicata che viene comunque aggiornata dalla... Eccolo qua, senti questo gorgoglio. Ecco, può essere simile alla Range Rover. In quel caso lo scarico non l'abbiamo toccato, però adesso siamo un po' distanti. Ma senti che è abbastanza simile la questione. Me lo fai sentire? Devo solo far sentire il rumore. Arriva, se non si può. Sta guardando le donne nude. Vai. Si sente. Si sente. Il gorgoglio. Sì, sta lavorando, sì. Ha detto che non vuole che gli si rompa le palle. Grazie Mirko. Ecco, per dire, adesso lo sta tarando, è ancora in fase di montaggio. Quella è una macchina un po' particolare, per montarlo ci vuole un po' di tempo. Ecco, così ha dato due sgasate e... Ecco, come sound diciamo che si potrebbe avvicinare a questo. Sì, adesso poi ce ne sono, mi sembra, più di una trentina. Se vado a vedere ne trovi uno che magari è più simile al suono metallico dell'Audi. Quindi il vantaggio, come ho spiegato tante volte, sono due metodologie completamente diverse che arrivano tutte e due a una stessa finalità, con due percorsi diversi. In questo caso vai a cambiare proprio pezzi delle linee di scarico, poi in questo caso, come abbiamo spiegato, li abbiamo realizzati artigianalmente o in alternativa, laddove si può, li prendiamo già fatti, per cui plug and play. Nell'altro caso la macchina a livello di linea di scarico, di pezzi, diciamo, rimane completamente originale, è un qualche cosa che tu aggiungi, però a livello di risultato finale veramente è molto simile. Purtroppo da un punto di vista video non si riesce a percepire esattamente, però ti posso garantire che tutti quelli, i sound booster che abbiamo montato al momento della consegna, il cliente è appagato, cioè sì, è veramente sì, un bel prodotto. No, lo percepisco. Quindi a seconda di quello che sono le necessità, il tipo di macchina, le richieste, cerchiamo di accontentarli con questo segreto diverso. Di saper fare bene tutte le cose. Certo, certo. Grazie Luca, grazie Mirko. Grazie, ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao da 9000 giri. Ciao.